Dunque, noi siamo qui in viaggio per Laverna, sulle orme di San Francesco con l'operazione Tono Viaggiante 2016. Perché? Perché è l'anno della misericordia, ma è anche l'anno dedicato, diciamo così, allo sviluppo, al lavoro che migliora l'ambiente, perché San Francesco è stato il primo ambientalista dell'umanità e noi oggi siamo qui per dimostrare tutto questo. Anche il Mugnaini deve venire qua. Noi siamo qui ospiti del Casentino Macchine, che cacci Giancarlo, che è un nostro supporter, un nostro grande amico, che ci ha preparato questa bella tavola imbandita, e noi lo vorremmo ringraziare e gli diamo anche il microfono per darci il suo saluto, il suo benvenuto. Grazie Giancarlo, grazie. Un applauso a Giancarlo. Io ringrazio voi ragazzi che portate in giro queste belle macchine di un ricordo lontano che quasi quasi mi farebbero mettere a piangere. E tra questi marchi vedo quello della Fiat, che io ho rappresentato dal 68 fino al 92 con il Consorzio Agrario d'Arezzo. Vedo il Landini, che sto rappresentando ora e sono fiero di rappresentarlo, perché è un marchio italiano, dà lavoro agli italiani e gli ingegneri sono italiani, cosa che oggi non succede più, perché io, benché ho detto che ho lavorato con la Fiat, e oggi la Fiat paga le tasse in Inghilterra e questa non è una bella cosa. Però ho visto davanti a Landini anche i Super Orsi, è una bella macchina che io mi ricordo, anzi forse amavo da bambino più che il Landini. Io ringrazio tutti voi che anche rappresentate l'agricoltura, che fa di tutto per vedere se scappa da questa maledetta crisi. Grazie Ferrini, grazie Gamai. Bravo, bravo. E noi con questo viatico che ci ha dato il nostro amico Giancarlo Checcacci proseguiamo il nostro viaggio per Laverna.
allora questo è il carbone che è un legno molto leggero, anzi questo è di lavorare le dici, i sciarpetti che sono molto leggeri. Poi con le rose, tanto forte che non cederà.
ecco, questo è un luogo importantissimo per la spiritualità francescana, perché qui San Francesco ha ricevuto le stigmate, quindi diciamo ha avuto l'esperienza spirituale più grande e l'ha avuta quasi alla fine della sua vita, 2 anni prima di morire. Quindi ecco, le stigmate sono il vertice di tutto un cammino spirituale che aveva fatto San Francesco e che lo porta alla santità. Quindi ecco, Laverna è il luogo delle stigmate, i frati lo conoscono in tutto il mondo e appunto è nei secoli diventato un luogo di pellegrinaggi. Adesso vengono veramente gruppi specialmente francescani, ma da ogni parte del mondo. Però ecco, Laverna non nasce direttamente con le stigmate, ma nasce come un luogo di eremo, perché San Francesco aveva questo desiderio, questa attività di fare molto spesso dei ritiri, anche lunghi, di preghiera, di solito 40 giorni dei quaresimi, e li faceva in luoghi un po' isolati, nascosti come questo. C'è Laverna, ma c'è anche Monte Casale, che è qui vicino, che sono luoghi dove Francesco si ritira di solito per 40 giorni, appunto per delle quaresimi, e li sta a pregare, a meditare a tu per tu con Dio. Dopo queste quaresime poi tornava nelle città e annunciava il Vangelo. Quindi è stato più volte ad Arezzo. E quindi ecco, Laverna nasce come un luogo di eremo, e la prima volta che arriva qui è il 1213, perché questo luogo gli viene indicato dal conte Orlando di Chiusi, che aveva il castello qua sotto, Chiusi della Laverna, e lui ecco glielo dona come segno di amicizia e gratitudine, perché una volta lo sente parlare a San Leo, che è in Romagna. Lì si incontrano Francesco e questo conte. Il conte rimane affascinato dalle sue parole, era San Francesco, quindi immaginiamoci le omelie, le prediche che faceva, e come segno di gratitudine gli dice: guarda, dietro il mio castello ho una montagna solitaria, vacci quando vuoi. E quindi ecco che Laverna si lega a San Francesco, perché vieni qui 1214, quindi l'anno dopo. Arriva quassù e vede un paesaggio affascinante, bello, molto selvaggio, che però lo invita alla preghiera e quindi decide di fermarsi. La montagna è un po' più alta, arriva a 1283, qui siamo a 1181, però si ferma proprio qui come dimora, come primo insediamento, per la particolarità delle rocce, la bellezza del paesaggio. Ora è stato tutto modificato, ma domani con calma potete scendere giù al Sasso Spicco, sono 88 gradini, quindi insomma vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di tempo, e si vede questo enorme sasso che spicca fuori dalla parete rocciosa e forma una grotta naturale dove Francesco andava a pregare. Quindi ecco, era un luogo bello che sicuramente possiamo immaginarci lo affascinò, come ci colpisce quando lo vediamo noi. E quindi ecco, Francesco arriva qui, all'inizio era completamente deserto, era un pezzo di bosco, non c'era niente, poi dopo le stigmate inizierà ecco a trasformarsi, perché inizierà ad accogliere i pellegrini e quindi subirà una grande trasformazione. Quando salì qui per la prima volta, a metà della discesa c'è una cappella che è la Cappella degli Uccelli e ricorda l'arrivo di San Francesco. Ci dicono le fonti, le biografie, quando Francesco salì la montagna a un certo punto fu accolto dal canto di tanti uccelli e lui prese questo canto come un segno di benvenuto che gli stava dando Dio, proprio perché stava preparando quello che poi riceverà 10 anni dopo, cioè le stigmate. Quindi è una preparazione a questa esperienza spirituale che Francesco poi riceverà. All'inizio ecco, arriva Francesco, 3 compagni e il conte, con dei suoi collaboratori, e qui nasce il primo conventino, delle piccole capanne,
e subito iniziano la costruzione di questa chiesa, la prima chiesa costruita qui alla Verna, che è dedicata a Santa Maria degli Angeli come la Porziuncola, che forse qualcuno avrà visto, la chiesa piccola dentro quella grande, nella piana sotto Assisi. E infatti ha lo stesso nome, è proprio perché quando i primi frati si trovano qui, nel costruire una chiesa pensano a quella che era stata la chiesa di riferimento dove si erano riuniti i primi compagni di Francesco. E da lì, quando erano innovati a un gruppettino, si erano divisi a due per andare a evangelizzare il mondo, diciamo. Due vanno nelle Marche, due in Toscana, due a sud, però ogni anno i frati si danno appuntamento il giorno di Pentecoste alla Porziuncola per fare un'assemblea e raccontarsi un po' come andavano le cose. Quindi ecco, era una chiesa significativa che San Francesco e i miei compagni portano anche qui. Questa era l'unica zona un po' pianeggiante di questa montagna, anche il piazzale dove eravamo prima è stato costruito dopo, era un paesaggio molto scosceso, qui era l'unico spazio un po' più aperto e infatti ci viene costruita questa chiesa. Anche questa la vedete poi dopo domani con calma, è stata decorata con delle terrecotte fatte dalla famiglia della Robbia, che sono famosissime anche in questo territorio. Erano modesti, sono tanti. Non erano tanti, però erano bravi artisti. Non sono stati neanche per tantissimo tempo. Siamo qui con padre Francesco, padre guardiano della Verna, dove siamo venuti con i nostri mezzi. Io le dono al padre il simbolo del nostro club, che è un simbolo di pace, perché il trattore è un simbolo di pace, che è un valore francescano, ma è anche un simbolo di lavoro, che è un valore del monachesimo, il monachesimo occidentale, il monachesimo cristiano. E più c'è anche un valore laico, ma nello stesso tempo francescano anche questo, che ha dato, è un mezzo che ha dato la dignità all'uomo, liberandolo dalla fatica più bestiale, quella dei campi. Ma è anche un mezzo che combatte la fame, e grazie a questo abbiamo tolto la fame dal mondo. Quindi ecco, io te lo dono padre Francesco, a ricordo di questa nostra manifestazione e ringraziando dell'accoglienza che ci avete riservato. Io vi ringrazio, è sempre bello accogliere queste manifestazioni, perché appunto dietro ci sono dei valori belli, il valore dell'accoglienza, il valore del lavoro, delle tradizioni anche, delle tradizioni di una cultura anche che purtroppo forse sta un po' scomparendo, ma credo che queste manifestazioni la vivacizzano, quindi vi auguro veramente di portare avanti sempre queste manifestazioni belle, perché avete modo di comunicare appunto una cultura, una storia, dei valori che sono umani ma anche davvero evangelici. Per esempio il lavoro è un valore umano ma è anche cristiano, è anche evangelico, e quindi gli auguri davvero più cari per questa vostra iniziativa. E grazie anche di questo dono molto bello che custodiamo veramente con affetto. Grazie padre Francesco, grazie. Thank you.
Siamo tutti rilassati a una tavola, perché si conclude così la nostra operazione Tuono Viaggiante per l'anno della Misericordia Arezzo Laverna con i nostri trattori. Io credo che sia andata bene, il nostro messaggio è sempre lo stesso, quello di pace, serenità e lavoro, e credo che sia un messaggio che vada condiviso. Che dici, vicepresidente Magnaini? Certamente, abbiamo fatto questo viaggio alla Verna, è stato bello, significativo, del resto come tutti i nostri viaggi. Comunque anche quest'anno abbiamo dato il massimo di noi stessi. A me è piaciuto, penso che anche agli altri sia comunque piaciuto. E quindi a questo punto non rimane altro che dire pace e bene a tutti.